Niente. Buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Vinco quasi sempre. E ovviamente il quasi che mi frega. Stavo leggendo su Facebook i gruppi degli 11 metri. Premetto subito che la mia definizione di radioamatore omnicomprensiva parte da SWL per arrivare fino all'OM. E in mezzo c'è di tutto. Cosa che li accomuna è la passione per la radio. Ma a volte leggi delle cose che ti fanno venire qualche dubbio sulla definizione. Comunque, certamente, ci sono appassionati della banda CB che hanno delle difficoltà logistiche per posizionare l'antenna. Vivono in un condominio, non hanno un terrazzo. Hanno delle modeste finestre, quindi non puoi mettere grandi strutture fuori. E l'unica alternativa è l'antenna loop magnetica. Vediamo un po' di parlare di questo tipo di antenna, che ha tante belle caratteristiche, ma anche qualche difetto, ovviamente non si può avere tutto. Ok. Prima di iniziare, però ho un messaggio promozionale. Consentitemelo. Sostanzialmente io non sono capace di vendermi, quindi mi sono rivolto a un collega di peso e di fama direi quasi internazionale e volentieri cedo a lui la parola. Anche oggi ricordate di iscrivervi e di commentare se il video vi è piaciuto e di mettere il mi piace. Mi raccomando. Ok, ringrazio Italia Tilo Eco per il bellissimo messaggio promozionale. E andiamo a parlare dell'antenna loop magnetica. Allora, la loop magnetica cos'è? Sostanzialmente è un anello, un loop, messo in accordo tramite un condensatore variabile. Il punto di alimentazione solitamente si realizza con un tra virgolette, controloop, da cui diparte il cavo coassiale che è connesso al nostro apparato radio. Il dimensionamento del loop è in funzione della frequenza. Allora, sostanzialmente la lunghezza della circonferenza del loop esterno, poi lo vedremo meglio, non può essere o uguale o superiore a un quarto della lunghezza d'onda. Quindi, se io ho la frequenza degli 11 metri, realizzo un loop di una circonferenza di 2 metri e mezzo, è perfetto, è inferiore al quarto d'onda. Già per i 10 metri questo non va bene perché è pari a un quarto d'onda. Il materiale con cui si realizza il loop può essere qualsiasi, l'importante è che sia un materiale conduttivo non magnetico, quindi rame e alluminio. C'è chi realizza utilizzando un tubo di plastica rivestito in pellicola d'alluminio. Va bene qualsiasi cosa. Io ho utilizzato del cavo Cellflex guida d'onda. Mi è capitato di trovare dei rimasugli in un impianto dove faccio manutenzione. Hanno dismesso degli apparati e li hanno lasciati lì. Ne ho presi un paio di metri e ho realizzato il loop. Quindi è un cavo di una sezione considerevole, un tubo di rame di sezione considerevole, circa 30 mm, della lunghezza di 2 metri e mezzo, quindi un diametro di circa 80 cm. Questa è la struttura, l'elemento principale del loop magnetico per la banda degli 11 metri. Il secondo elemento è il condensatore, di accordo, di adattamento del loop sulla frequenza in esame. Una delle caratteristiche del loop magnetico è che è molto stretto di banda, quindi questo è un vantaggio perché elimina tutte le interferenze che sono limitrofe alla mia frequenza d'uso e tutti i disturbi elettromagnetici che sono circostanti la mia frequenza d'uso. Quindi è molto selettiva. La caratteristica del condensatore variabile, ovvero la capacità in picofarad, è in funzione della frequenza che voglio utilizzare. E qui abbiamo dei programmi di calcolo che ci vengono in aiuto per queste operazioni.
Utilizziamo uno dei tanti software di calcolo del loop e diamoci un'occhiata. Allora, questo programmino di calcolo, poi metterò il link dove è possibile scaricarlo, mi richiede pochi dati per il calcolo del mio loop magnetico. Allora, l'unità di misura ovviamente è metrica, siamo una civiltà millenaria e non misuriamo le cose con il palmo, le dita e i piedi. La forma circolare, il materiale rame. E poi diamo il dimensionamento. Dunque, la circonferenza del loop è 2 metri e mezzo, il diametro medio del conduttore è 30 mm, la frequenza operativa dell'antenna 27.205, quindi il canale 20 della banda CB. Siamo dei bravi ragazzi e quindi operiamo con una potenza legale di 5 watt. Notiamo subito la larghezza di banda di circa 90 kHz. Quindi se io sintonizzo sul canale 20, potrò operare anche sul 19 e 21. Ma l'aspetto più interessante è il valore in picofarad del condensatore. 9,2 picofarad. E qui c'è un problema. Solitamente in commercio si trovano condensatori variabili che non hanno una capacità così bassa. Anche con le armature del condensatore completamente, tra virgolette, aperte, abbiamo una capacità residua superiore. Quindi, se voglio lavorare su queste frequenze, o mi rivolgo al mercato del surplus e cerco un condensatore che abbia queste caratteristiche, almeno una capacità minima di 6, oppure realizzo, come ho fatto io, il condensatore variabile. L'efficienza dell'antenna, che è in funzione del diametro e della sezione del conduttore, in questo caso è 93,6%. Scusatemi, la loop magnetica non avrà mai un'efficienza pari a 100 o superiore a 100, sarà sempre inferiore e questo è uno scotto che dobbiamo pagare. Attenzione che ai capi del condensatore, come indicato anche qua, 0,7 kV con una potenza di 5 watt. Quindi è una bella sberla, più o meno quello che si può provare tenendo in mano la candela di un motorino o di una macchina. È una bella emozione. E niente, questa è la parte, diciamo, teorica e di dimensionamento del mio condensatore. Allora mi sposto e questo è il condensatore variabile che ho realizzato. Ovviamente in stampa 3D. Voi, ovviamente, l'obiezione naturale spontanea è sì, ma la stampa 3D lavora la plastica non è conduttiva. Certamente. Allora, qui ho un elemento, chiamiamola farfalla del condensatore variabile, che è uno degli elementi centrali, delle lastre, delle armature centrali, stampate in plastica in PETG. Spessore 1,5 mm circa, e per renderla conduttiva l'ho ricoperta di la classica pellicola d'alluminio da cucina impiegando un adesivo spray. È una cosa un po' noiosa, ma si fa. E abbiamo un materiale conduttivo originariamente stampato in plastica. Quindi la serie di armature fisse e la serie di armature che possono ruotare e quindi variare la capacità. In descrizione metto i file di stampa del condensatore variabile, è l'unica cosa che metto come file di stampa perché il resto viene realizzato in funzione dell'elemento che va a costituire il loop, del tipo di materiale che utilizzo per costituire il loop. Se non ricordiamo male, devo andare a rileggere perché già mi sono dimenticato, la capacità del mio condensatore con il dimensionamento del loop deve essere attorno ai 9,2 picofarad. Quindi io accendo il mio strumento di infima qualità, ma che mi dà più o meno un'indicazione sulla capacità di questo condensatore variabile,
è noto che, diciamo, ad armature completamente chiuse ho 17,5 picofarad, si legge, incredibilmente si legge, e ad armature completamente aperte circa 0,81 picofarad. Sì. Abbiamo detto che io devo avere 9,2 e quindi dovrò più o meno tenere dove sei. Ah no, aspetta che se tocco mi si falsa tutto. Ecco. 9,1-9,2, quindi mi devo aspettare di lavorare intorno a questa posizione del condensatore. Se vedete lo strumento che impazzisce, sembra impazzire, è il fatto del telefono, se mi allontano o avvicino col telefono che ho in tasca. Comunque cerco di mantenere, ecco, così va bene, così sono distante. Questo è l'elemento più noioso, più complicato, diciamo, da realizzare. L'altro, spostiamo questo, è il control loop, che è decisamente molto più semplice. Allora, per il control loop ho impiegato uno spezzone di cavo, è un RG8 se non sbaglio, utilizzandone la calza, e connesso un capo al centrale di questo connettore VNC e l'altro all'esterno del connettore medesimo, che andrà posizionato all'interno del loop di diametro maggiore, con una distanza di circa 2 centimetri. Si possono fare varie prove per trovare la distanza più corretta. Allora, ok, lo CGU in carica che non gli fa mai male. E poi lo utilizzeremo per vedere la larghezza di banda, piuttosto che il nano VNA. I miei apparati sono tutti chiusi per la banda CB, non mi piace modificare il firmware per aprirli su altre bande. Voglio operare all'interno delle bande, più che altro per una questione di sicurezza dell'apparato, ai filtri per le bande specifiche. Comunque, assemblata, non è neanche un oggetto enorme e particolarmente ingombrante. Abbiamo il control loop qui piccolino col suo attacco VNC, un piccolo supporto per tenerlo sul tavolo e alla sommità il condensatore variabile. Questa è la parte 1 del video, la parte 2 sarà prova sul campo. E ovviamente, come ho detto prima, non avendo apparati CB, ed essendo in una zona particolarmente sfortunata per il rumore in 10 e 11 metri, nonostante questa sia una loop magnetica che dovrebbe fregarsene, mi recherò al QTH di Graziano, 1 Radio 2, grandissimo operatore CB, e appena il tempo lo consente e il tempo materiale lavorativo mio e suo ce lo permette, facciamo un paio di prove. Quindi sarà proprio un video sul campo. Intanto facciamo questa prova veloce, per vedere come si comporta. Allora, assemblata l'antenna, il condensatore variabile, il loop, il control loop, e qui vediamo che ho connesso il cavo coassiale. Non ho un apparato CB, sto utilizzando lo XEGU per fare una scansione sulla banda e vedere com'è l'SWR. E andiamo qui dal mio ZEGU, SWR scan, partiamo alto, 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 però vediamo 27.300, ok, una curva abbastanza appiattita sulla banda CB.